Ve l'avevamo anticipato, questa sarà una giornata molto importante per il mercato bianconero, perché la Juventus, oltre ad aver chiuso il colpo Arkadiusz Milik, sta per chiudere il secondo colpo, che personalmente mi piace molto. È un colpo di cui parliamo da qualche giorno, da qualche settimana in realtà, a livello di trattativa, ma di questo ragazzo qui su FCM News Sport parleremo da un bel po' di tempo, perché è un ragazzo che secondo me si farà, come diceva De Gregori, e quindi scopriamo il dettaglio, perché oggi si potrebbe chiudere la seconda trattativa importante per la Juventus. Io come sempre vi ricordo, qui su FCM News Sport sarete costantemente aggiornati sulle notizie della Juventus, quindi se vi va iscrivetevi al canale, attivate la campanella, supportateci con un semplice like. E allora, in serata, massimo domani sarà previsto, è previsto l'incontro decisivo, ma sembra praticamente questione di dettagli, perché la Juventus incontrerà oggi, questa sera o massimo domani mattina, l'Empoli per definire l'accordo per Fabiano Parisi. Una Juventus che in questo momento è molto molto vicina a chiudere l'accordo definitivo per un ragazzo classe 2000 che, come vi dico da tanto tempo, è un ragazzo molto sottovalutato. Molto sottovalutato, ma che secondo me quest'anno all'Empoli ha fatto delle cose eccezionali. È un ragazzo che può giocare indistintamente alla difesa a 4, ma anche nel centrocampo a 5. È un ragazzo che può giocare sia a sinistra che a destra, ma nasce come terzino sinistro. A spinta, ma è anche bravo in fase difensiva. Non vi fate sorprendere dalla statura, perché è piccoletto ma ha molta grinta e tempi molto interessanti. Deve migliorare poco poco in fase difensiva chiaramente, ma stiamo parlando di un giocatore che a me piace molto, che può dare quella spinta che mancava lì davanti e sarebbe perfetto per andare a sostituire Alexandro. Io credo che passare dall'Alexandro di oggi al Parisi, vista la valutazione, visto l'ingaggio e visto l'età, è un upgrade importante. Parliamo di un'operazione importante, si parla di un'operazione con prestito con diritto / obbligo di riscatto fissato tra i 12 e i 15. Ci sono questi dettagli che ballano tra 12 e 15, tra diritto obbligo di riscatto, ma fondamentalmente l'operazione è di questo genere qua. Contemporaneamente si sta cercando di capire se fare due piste alternative, cioè l'incontro sarà per decidere questo, o due operazioni separate, quindi prestito con obbligo diritto di scatto fissato a 12-15 per Parisi, e alle stesse identiche cifre o poco poco più basso fare la stessa operazione per Ranocchia, che va all'Empoli. Quindi Ranocchia andrebbe con prestito con diritto obbligo di riscatto all'Empoli, dalla Juventus all'Empoli, per 8-10 milioni. Siamo fondamentalmente lì. Oppure direttamente fare lo scambio, quindi fare un'unica operazione, quindi non fare prestito ma fare direttamente o scambio di prestiti oppure scambio definitivo con i giocatori che hanno una valutazione simile. Magari si va a limare qualcosa con qualche insomma milioncino in più a favore dell'Empoli. Ed è una situazione questa, con prestito con obbligo di riscatto, che fondamentalmente è un accordo che è molto vicino all'essere concluso. Contemporaneamente la Juventus andrebbe a intanto liberarsi dell'ingaggio di Alexandro, perché vuole andare a liberare quell'ingaggio lì. L'ingaggio che prenderebbe Parisi è di 1,5 milioni, quindi voi immaginate una Juventus che si libera dei 6,5 di Alexandro e prende 1,5 Parisi, e magari lo fa a costo zero, visto che potrebbe arrivare anche, diciamo, con questo scambio con Ranocchio. Operazione secondo me eccezionale, e ripeto, sottovalutato, perché gioca all'Empoli ed è italiano. Ne sono convinto. Ma allo stesso tempo ricordiamoci che il Napoli, campione d'Italia, sta giocando e ha giocato e ha vinto il campionato con due terzini che erano dell'Empoli, perché Di Lorenzo, Giuntoli, secondo me è l'uomo che sta spingendo per questo tipo di operazione. Sotto sotto c'è l'operato di Giuntoli, secondo me, ecco. Io sono convinto che Giuntoli abbia avallato questa operazione, pur non essendo ancora ufficialmente la Juventus, ma io credo che ci sia la sua mano dietro questa operazione. Perché? Perché il Napoli è andato a vincere lo scudetto con Di Lorenzo capitano, che ha alzato lui lo scudetto dopo tanti anni. L'ultimo è stato Maradona, poi c'è stato Di Lorenzo che veniva dall'Empoli. Io ricordo, diciamo, un po' l'atteggiamento che c'era attorno a quello che era l'acquisto di Di Lorenzo: vabbè, viene dall'Empoli, chi sarà mai. Ecco, dall'altro lato c'è Mario Rui, che non viene direttamente dall'Empoli perché prima aveva preso la Roma, ha fatto flop alla Roma e poi è andato al Napoli. Al Napoli è diventato un signor terzino. Ecco, Mario Rui, Di Lorenzo, entrambi scuola Empoli, entrambi ora si possono ritenere due terzini di alto livello nel contesto italiano. Stessa cosa per Parisi, secondo me. Si sta cercando di, ovviamente il giocatore ha detto sì, quindi mi sembra ovvio che il giocatore ha detto assolutamente sì, anche perché, ripetiamo, va a triplicare il suo ingaggio. Ad oggi all'Empoli prende poco meno di 500.000 euro e alla Juventus prenderebbe 1,5 milioni. Soprattutto passi dall'Empoli alla Juventus.
aspettiamoci di questi colpi così, che non sempre sono colpi negativi, eh. Non sempre passare dall'acquistare Paredes all'acquistare Parisi, lì per lì tu rimani e dici wow, uno viene al PSG, l'altro all'Empoli, magari. Però ricordiamoci che storicamente la Juventus ha sempre fatto questi colpi. Io ricordo anche quando la Juventus prese dal Bari gente come... come Zambrotta, ecco, o dal Bari lo stesso Bonucci, che all'inizio era un signor difensore. Insomma, stiamo parlando di Juventus che in passato ha preso colpi del genere, giocatori del genere da squadre un po' più piccole, mentre è rimasta scottata a giocatori come Paredes, che veniva dal PSG, a giocatori come inizialmente come Rabiot, che veniva anche lui dal PSG, ma mi viene in mente anche, anche Ramsey, che veniva dall'Arsenal, Arthur, che veniva dal Barcellona. Non sempre i giocatori che vengono da grandi squadre sono grandi giocatori. Hanno sicuramente grossi ingaggi, perché tutti quelli che arrivano da grossi club arrivano a grossi ingaggi, quindi Arthur 5 milioni, e quindi Ramsey e Rabiot a 7 milioni, e quindi lo stesso Rabiot, Paredes, tutti prendono una barcata di soldi perché vengono da grossi club, che li hanno riempiti d'oro, e per liberarsene li danno magari a prezzi contenuti, mentre i Paresi... non ti arriva a cifre esorbitante né di ingaggio né di cartellino, ma magari ha quella voglia in più, quella grinta. Ecco, serve entusiasmo a questa Juventus, e giocatori come lui secondo me possono darla. E continuo a dire, passare da Parigi, da Alexandro a Parigi, ce ne passa. Occhio, perché su Alexandro si è aperto anche uno scenario interessante, perché si parla di un Alexandro che continua ad avere l'interesse del Galatasaray, e negli ultimi giorni sono ricorrenti le voci di alcuni contatti tra Galatasaray e Juventus per alcuni giocatori. Si è parlato di Zaniolo, si è parlato di McKennie, si parlerà anche di Alexandro. Mentre però per il Galatasaray aspetta la risoluzione contrattuale tra Juve e Alexandro per poterlo acquistare, ci sarebbe anche un'altra notizia su Alexandro, cioè un interesse da parte di un club arabo, di cui ancora non si sa evidentemente quale, di quale si tratti, ma visto quello che stanno facendo, stanno acquistando letteralmente tutti, da Koulibaly a Kanté a Benzema, e chi più ne ha più ne metta, ecco, anche l'acquisto di Alexandro, che comunque rimane un terzino della nazionale brasiliana, quindi magari qualcuno lì in Arabia Saudita che non è così tanto attento alle prestazioni calcistiche dei giocatori, che quindi cerca semplicemente il nome, un terzino della Juve, della nazionale brasiliana, wow, andiamolo a prendere. Ecco, da questo punto di vista quel tipo di interesse là potrebbe portare non soltanto il risparmio dei 6 milioni e mezzo, ma magari ti danno anche qualcosa, magari ci cascano pure, ecco, magari ti danno anche 5-10 milioni, chi lo sa, visto che ha un contratto ancora con la Juventus. Staremo a vedere. Io credo che anche gratuitamente Alexandro possa liberamente lasciare la Juventus senza alcun tipo di diciamo di ripensamento da parte dei tifosi della Juventus e ancor più della società Juventus. Sa di fatto che questo è un colpo interessante. Occhio, perché ora l'attenzione si sposterà a destra, e io continuo a dire che se la Juventus cerca anche due terzini a destra, io come la percezione che ci possa essere veramente il ritorno alla difesa a 4. Poi qualcuno mi dirà magari Parisi lo metti alto e quindi serve a quello. Ma io sono convinto che anche la difesa a 4 potrebbe essere un'idea che non è da scartare totalmente. Perché l'anno scorso, ricordiamoci, la Juventus passa a 3 perché il mercato non è stato completato a pieno e perché mancavano delle pedine, soprattutto i terzini. Oggi che stai comprando i terzini, puoi optare per la difesa a 4, secondo me. Quindi sarebbe opportuno, secondo me, passare a 4 con poi lì davanti la soluzioni diverse. Puoi fare un 4-2-3-1 con una diga di 2 composta magari da... non so, da Pogba e il sostituto di Rabiot qualora dovesse andare via, o un 4-3 classico con un tridente. Sono varie le soluzioni, però secondo me tornare a 4 può essere anche il primo punto da proprio da qui ripartire, ecco, con due terzini, uno magari un po' più bloccato, uno di spinta. Ne parleremo anche degli altri terzini nei prossimi giorni, perché c'è anche ora la pista Castagne che arriva dall'Leicester, anche lui arriverebbe con un prestito, con un diritto di riscatto. C'è anche, ci sono i nomi di Odriozola e di Lucas Vázquez, che però io francamente eviterei. In realtà anche Castagne non mi fa impazzire, però sono nomi che vi fanno capire che c'è un interesse forte da Juventus per tornare ad avere terzini di spinta, e soprattutto i terzini che possono riportarti con la linea 4 difensivamente parlando. Intanto siamo ad un passo alla chiusura dell'acquisto di Parisi. Cosa ne pensate? Parliamone qui sotto.